Signori, oggi tema succulento. Bonus Renzi per i percettori di Naspi. Andiamo! Ed eccoci qua, signori, comodissimi. Allora, parliamo di Bonus Renzi. Bonus Renzi è il nome per gli amici del parchetto, perché in realtà si chiama DL 66 2014. So che non è facile districarsi in questa giungla normativa, ma vi prometto che in pochissimi minuti capiremo per bene cos'è questo DL 66 14. In primo luogo, il bonus Renzi spetta anche ai percettori di Naspi. Infatti, i redditi percepiti come indennità di disoccupazione sono equiparati e assimilati ai redditi da lavoro dipendente. Per i soggetti che hanno un reddito tra 8.174 e 26.600 euro, spetta questo credito di imposta. Infatti, il bonus Renzi non è nient'altro che un credito di imposta, cioè una somma assolutamente netta che vi viene restituita come credito fiscale dal nostro legislatore. Questo vuol dire che in busta paga non ci pagherete sopra né contributi né fisco, vi arrivano belli puliti, intonsi. L'aspettanza annuale di bonus Renzi è di 960 euro massimo annui, che devono essere divisi per 365 giorni e rimoltiplicati per i giorni di spettanza del lavoratore. Capite bene che è per questo che non ci troviamo mai con degli 80 euro belli precisi e confezionati. Nei mesi da 31 avremo 81,53 euro, nei mesi da 30 o da 28 o meno 78-79. E come fate a ottenere dall'INPS il bonus Renzi? Beh, niente di più facile, è tutto automatico, perché come prevede la normativa, il sostituto d'imposta, in questo caso l'INPS, farà delle presunzioni di reddito e se in base a quelle presunzioni risulta che voi ne avete diritto, bene, l'INPS vi erogherà il bonus Renzi con le sue scadenze, che sono un po' creative. Ed è proprio dal fatto che il bonus Renzi viene erogato su un reddito presunto annuale che comporta dei rischi enormi, perché infatti l'INPS o il vostro datore di lavoro è a conoscenza soltanto dei redditi che producete con lui in quel rapporto di lavoro, durante quel rapporto. Dunque, se non gli comunicate dei redditi che avete avuto in precedenza o se non siete voi a comunicare un reddito presunto annuale, rischiate di vedervi riconoscere il bonus Renzi e poi vedervelo trac portare via in sede di dichiarazione dei redditi. Fate voi una previsione di reddito. Se non siete sicuri di rimanere in questo range, chiedete al datore di lavoro o all'INPS di non erogarvi il bonus Renzi. Se durante poi il periodo di Naspi doveste avere dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ricordatevi prima di comunicarlo all'INPS e poi di dire al nuovo datore di lavoro di non erogarvi il bonus Renzi o all'INPS di sospendere l'erogazione del bonus Renzi. Io spero che l'argomento sia stato di vostro interesse e mi raccomando, pigiate quel bottone, iscrivetevi, è gratis e per me è un grandissimo supporto. Noi ci vediamo al prossimo video. Agilite!